Avviene questa mattina la consegna del terzo treno per la linea 1 della metropolitana di Napoli, è il terzo dei 19 treni che sono stati acquistati e contrattualizzati, il terzo di 7 già realizzati che arriveranno quindi nei prossimi mesi. Quindi si sta lavorando alla consegna di questo treno che si aggiunge ai 2 già consegnati e sui quali si stanno effettuando le prove della messa in esercizio. Questa mattina siamo stati al deposito di Piscinola, dove arrivano i nuovi treni della linea metropolitana cittadina ed anche sede dell'officina in cui i convogli vengono accolti e manutenuti. Abbiamo assistito all'operazione di accoppiamento meccanico tra 2 unità di trazione del terzo treno in arrivo dalla Spagna, destinato a servire la linea 1 metropolitana e che si aggiunge ai primi 2 già in fase di collaudo. È un impegno che abbiamo preso con questa città, a cui l'amministrazione dei Magistri sta lavorando moltissimo, non soltanto il programma di completamento delle stazioni quanto anche dei treni. È il terzo treno che arriva qui in Italia, abbiamo dovuto in questo senso anche lavorare rispetto a tutte le misure, cioè in ottemperanza di tutte le misure anche Covid. 3 treni sono qui, altri 3 treni stanno facendo, diciamo, le loro prove in Spagna e le prove stanno andando benissimo. Si tratta di un treno di 108 metri di lunghezza con 152 posti a sedere. I treni sono arrivati ieri via nave da Valencia, vengono prodotti a Bilbao, dopodiché vengono imbarcati su una nave a Valencia e con la nave da Valencia vengono consegnati poi nel porto di Salerno. Dal porto di Salerno vengono trasportati qui a Piscinola con le bisarche che vedete e che sulle quali vengono allocati i semitreni. Nel mentre vengono consegnati i nuovi treni, proseguono le prove per la messa in esercizio commerciale. Siamo ormai al 90%, per il mese di aprile li vedremo circolare anche per il servizio ai passeggeri.